Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale. Oggi insieme realizzeremo qualcosa che in estate ci fa molto comodo quando siamo al mare. Siete curiosi di sapere cosa? Ecco, allora seguite il nostro tutorial. Per realizzare questo elastico, chiamato anche scrunchies, per le teenage di oggi ci vorranno quindi i seguenti materiali: una stoffa di riciclo, può essere un vecchio legging, un gesso, un elastico che potete trovare tranquillamente in merceria, e un ago e un filo. Allora, per prima cosa tagliamo la stoffa. La lunghezza ideale, se volete averlo molto lungo, è di 43 cm per 10. Noi abbiamo questo pezzo di stoffa, quindi cercheremo di utilizzare questa. All'incirca sono 35 cm per 10, ma dobbiamo ricreare la stessa lunghezza anche su questo lato. Quindi ci aiutiamo con il nostro piccolo righello, un righello portatile. C'era solo questo in casa. Ora prendete uno spillo, anche più di uno, e fermate il tessuto in questa maniera. All'interno, ecco qua, fermate il tessuto perché andremo appunto a ritagliare la parte in eccesso. Cominciamo da questa parte che non ci servirà più. Queste forbici sono forbici da sarta, però se non avete queste vanno bene anche quelle affilate, però che si usano per utilizzare la carta. Saranno meno efficaci, ma avrete lo stesso risultato. Allora, una volta fatto questo, il tessuto dobbiamo girarlo. Perché? Perché dobbiamo cominciare a cucirlo, quindi dobbiamo prendere il nostro tessuto e girarlo al contrario. Io ho lasciato questa parte ancora cucita, dato che era già preparata. Giriamo il nostro tessuto e cominciamo a cucire con un punto dritto semplice la nostra stoffa. Allora, prepariamo il nostro tessuto, lo fermiamo con lo spillo. Tenetevi un po' lontani dal bordo. Poi prendiamo anche il filo e cominciamo quindi a cucire il nostro pezzo di stoffa. Cominciamo da questo punto. Un punto di qui, da un lato. Dobbiamo andare da un lato all'altro. Prima cosa che vi consiglio è di creare un nodo all'interno, qui in coda al nostro filo. Oggi scirocco, ma va bene, sarà anche figo. Allora, cominciamo a cucire un punto dietro e un punto avanti, non è molto difficile, quindi ora era indietro. Ora prendiamo l'ago e lo infiliamo dall'altro lato della stoffa, quindi indietro, avanti, indietro. Questo dobbiamo fare questo lavoro così, avanti. E poi indietro fino alla fine del nostro tessuto. Allora, una volta completato il nostro pezzo di stoffa, cominciamo a dare dei punti che fermano appunto il nostro ago e filo. Ora procediamo a fare un nodino anche in questa punta. Io l'ho rinforzato e lascio il filo lungo. Per prima cosa un filo di 10 cm. Ora prendiamo l'elastico, lo appoggiamo un attimo qua e il nostro ago e filo nuovamente reinserito. E cerchiamo di risvoltare il nostro pezzo di stoffa che abbiamo precedentemente preparato. Lo risvoltiamo così. Non importa se non siamo stati precisi perché poi l'arricciatura, come vedete, non farà vedere eventuali, diciamo, difetti. Allora, ora per prima cosa andiamo a inserire il nostro elastico all'interno e cerchiamo di farlo uscire dall'altra parte dell'elastico del pezzettino di stoffa. Una volta fatto questo, prendiamo il nostro elastico e lo cuciamo come? Fermandolo un pezzo sopra l'altro con un po' di ago e di filo.
In questo caso dovete fare come prima una parte in avanti e una parte indietro. Un punto avanti e un punto indietro. Per rafforzare maggiormente il nostro elastico, cerchiamo di fare dei giri anche laterali, quindi un punto al centro e un punto al lato, un punto al centro e un punto al lato, in maniera tale da fermarlo. Così facciamo anche sull'altra punta dell'elastico, un punto al centro e un punto al lato, in questa maniera, anche da quest'altro lato, affinché sia proprio fermo e non si sleghi quando appunto chiuderemo il nostro scrunchies. Allora, ecco, una volta finito possiamo procedere con fare un nodino, ecco qui, e tagliamo. Cerchiamo di lasciare sempre un po' più abbondante il filo, quindi lasciare un centimetro circa. Ora cosa dobbiamo fare? Dobbiamo chiudere appunto il nostro elastico. Questo elastico color jeans, in realtà non è un jeans, è una stoffa morbida che sembra un jeans. Dobbiamo chiuderlo per creare il nostro elastico che andremo appunto a mettere sui nostri capelli. In questo caso il colore del filo andremo a metterlo dello stesso colore del tessuto. Ora scegliamo un attimo. Ora completiamo come? Cercando appunto di inserire all'interno questa piegunza in questa maniera e chiudere uno dentro l'altro il nostro tessuto. Di solito si utilizza un colore uguale al tessuto che abbiamo. In questo caso io ho scelto questo colore oro, che è un filo di seta, perché preferisco che si veda questo tocco di colore di luce. Quindi non mi dispiace che si veda la cucitura, anche se in realtà la cucitura con l'arrecciatura non si vedrà molto. Quindi ora procediamo a fare dei piccolissimi punti nascosti nel nostro elastico per chiuderlo. Come? Prendiamo piuttosto un punto sotto del tessuto e tiriamo in questa maniera. Tiriamo molto. Cominciamo a chiudere il nostro elastico. Prendiamo sempre sotto il tessuto, sempre sotto e ritorniamo sopra. Ecco terminato quindi il nostro scrunchie. Il nostro elastico è pronto per essere indossato. Di solito li possiamo mettere anche intorno alla nostra, così al nostro polso. Sono simpatici, colorati e molto freschi. Ecco, ne abbiamo fatti anche altri. Abbiamo fatto quest'altro tipo, color verde acqua. Ne abbiamo fatto questo, che è blu elettrico e color oro. Certamente l'effetto cambia a seconda della stoffa che utilizzate. Questo è un cotone jeansato e questi sono dei rasi. Quindi io vi consiglio di usare una stoffa più pregiata se sono degli eventi più carini che volete fare, se volete fare degli scrunchie molto carini, ma soprattutto eleganti. Se volete uno scrunchie così simpatico per i vostri ragazzi, potete utilizzare questo. Spero che il nostro video vi sia piaciuto, io vi aspetto per il prossimo tutorial. Se avete dei commenti da fare, fateli pure sotto, magari dei suggerimenti per altre idee che vorrete vedere che realizziamo per voi. E lasciateci un like e se avete voglia di iscrivere, di seguire, continuare a seguire i nostri tutorial, vi potete iscrivere qui sotto. Ciao, alla prossima!